stata gentilmente inviata dai ragazzi di DM e degli Uberti in occasione della loro collaborazione che hanno fatto poco fa. Già sappiamo di che cosa si tratta perché comunque già abbiamo visto foto e quant'altro. Adesso le tocchiamo con mano finalmente dopo mesi e mesi di attesa. Qui abbiamo una letterina di DM dal team, qui abbiamo la sacca di DM, molto figa con la scritta verde. Allora, praticamente la DM nasce come scarpa da outdoor, da montagna, quindi è molto utilitaria per quello. Qui abbiamo delle patch in pelle che vanno attaccate sulla linguetta della scarpa. Sì, fanno tipo da sorta Sì. di tenilacci, insomma. Esatto. Qui abbiamo anche, vabbè, i classici cambilaccio, penso che questi siano reflective se non sbaglio, Sì. neri con dei dettagli bianchi, poi verdi, marroni e bianchi. E poi passiamo al pezzone, quindi alla scarpa, che è questa qui. La para qui è caratterizzata in pelle, genere leather, quindi molto molto buona. È molto comoda perché la provai prima di farmela spedire e devo dire che veramente molto top. La linguetta qui può essere intercambiabile, può essere girata e sotto diventa verde. Secondo me è una scarpa che può essere utilizzata anche tutti i giorni perché effettivamente è molto comoda. Sì, no, esatto, io poi DM l'avevo provata 2 o 3 anni fa, il modello Roche che è questo qui, mi sono trovato benissimo, poi non ho mai avuto il tempo effettivo di comprarla perché magari erano intervenuti altri derby e altri boots e quindi per fortuna è cascata a pieno nella nostra nuova ricerca per le scarpe, l'abbiamo presa insomma. Questa sicuramente sarà una scarpa in trend per quest'anno, e quindi è un'ottima alternativa anche ai classici derby boots che vi abbiamo consigliato in precedenza. Se siete interessati alla scarpa, potete acquistare sul sito di Liberty. Adesso vi faccio vedere un fit così da farvi capire meglio come stanno su un pantalone largo. Allora, questa qui è la scarpa un fit con un cargo molto wide, così più quello di forza. Come potete vedere, rientrano molto nel nostro vibe, quindi super chunky, laccioni, tutta nera. Quindi secondo me questa qui è perfetta, everyday, il colore verde non, diciamo, non rovina troppo il fit in questo caso. Secondo me è anche molto easy e versatile da indossare. Veramente assurda. Ringraziamo soprattutto i ragazzi degli Uberti, ma anche i ragazzi di TM per averci inviato le scarpe, grazie mille. C'è la costruzione simile al professore con Sì. taglio a video. Allora, il pezzo 18 di questo. Sì, il blazer dovrebbe essere completato. Figo proprio. Questa è tipo la culissa, la stilizzata classica. È tipo intrecciata, vedi, fatta a macchina. Molto bello. Sì, avrei che nani. Questo è quello che c'ha Kevin Pieck, Pro cioè il Kevin. taglio è lo stesso, però c'ha sì, il taglio, la parte scozzese Io dietro. sto cercando un pantalone di questo colore, ecco. Beige, la mette così. Bello. Figo, sì. Bello questo dettaglio Questo ce l'ha per la tasca. Tu stile a quello di Studio Nicholson, vedi anche a livello di lunghezza. Sì. Farò pure le pence dietro, 3, 4. Sì. Mi piace un sacco il taccio, quello neanche si chiude. Ma c'è un tessuto pazzesco. Dovrebbe essere un po' miscelano, Che bello. Questo fa più lavoro per shirt che blazer alla fine, se riesci a metterlo bene. bellissimo questo. Ora siamo alla Campanera, questa è una campanella che tra l'altro è una delle zone più romane di Roma. A quanto dicono questa dovrebbe essere una delle pizze più buone di Roma, no? Scroccio, ci sta croccando. E che ne pensi? È supplì, ma per punto in più. Febbro? Spaziale. Magico. Supplì, labro. Labro.
Al telefono. Sa, telefona. Allora, per me è uno dei migliori. Su da 10. Supera pure Claudio e Claudio, secondo me. Eh? La ripiena. La mortadella. Uno spettacolo. Voto. 10. Miglior pizza su Roma, a taglio. Assicuro. Grazie. Abbiamo pensato di prendere dei concetti che abbiamo affrontato durante la realizzazione di questa scarpa e riportarli su un workshop per farti lavorare poi sostanzialmente in maniera libera e creativa. Passeremo, vi forniremo due ganci, due lacci e una sacca. Nella seconda fase, quando avrete, diciamo, lavorato con questi elementi, andremo poi a realizzare la tampografia. Ringraziamo Tommy di Ala 34 e sostanzialmente passo la palla al padrone. Va bene, allora, ciao a tutti, sono conosciuti prima, io sono Tommaso. Ci avete sotto questa sacca che è aperta, è un elemento rettangolare abbastanza grande. Poi a lavorarla un po' come preferite voi, dandogli un po' le forme che più vi aggradano. Noi abbiamo fatto diversi esperimenti su varie forme che possono essere legate a delle tote bag oppure materiali, cioè sacche che hanno delle grandezze inferiori, quindi porta libri, porta riviste, tote bag, insomma, poi ognuno può andare a creare la sacca che si preferisce. C'avete libertà più totale, avete 45 minuti per creare la sacca che volete e per tamponare la grafica, quindi come sta a procedere? Però un moschettone non è male. Mi sono attacciato. Allora, questo è il nostro progetto, perché ormai è diventato il nostro, vero Mauro? Ormai e... l'assistente è diventato l'assistente, lo sviluppatore prodotto. Abbiamo fatto l'amanuense, prego Ali. Bello fare la finzione. Molto, molto figo, dai, una cosa diversa. Portafiori a sacca. Chi è che fece una borsa del genere? C'era qualcuno che fece una borsa del genere tipo a cono? Vedete? Vado se ti serve. Ecco. Che si asciuga? Sì. Sulla design, no? Avete studiato design? Oggi veniamo a mostrare i top essential per quest'inverno. Qui abbiamo dei capi che abbiamo selezionato che secondo noi sono super adatti per l'inverno. È un misto tra giacche, pantaloni e scarpe. Direi di iniziare subito con la prima giacca. È una wool jacket, quindi in lana. Io vi mostro questa qui di Core, che abbiamo preso recentemente. Tiene veramente un sacco di caldo. Infatti molti di voi ci avete chiesto nei commenti se effettivamente fosse un pezzo per l'inverno e vi garantisco che lo è, perché con una maglietta tiene veramente molto molto caldo. Tagli del paneling molto interessante, perché ha diversi tagli sul front. Ha questa culissa alla fine della giacca, fit leggermente crop. È secondo me un colore veramente ottimo da matchare anche con un pantalone grigio così, ma anche con un pantalone nero, secondo me è molto molto bella. Un altro essential per quest'inverno che se ne è parlato poco, secondo me è il cargo. Ve ne mostro due. Il primo è questo qui di Affix, che ho preso recentemente. Questo grigione sparato molto bello. Il fit è molto wide, come piace a me. A me fanno molto impazzire anche le tasche in diagonale. Vedete il price molto molto buono. Qualità anche abbastanza elevata, devo dire. Secondo me è un gran pezzo che quest'inverno andrà a mettere tantissimo. Il secondo cargo di cui vi voglio parlare, questo già lo conoscete, ne abbiamo parlato veramente un sacco di volte, è questo qui di Forza. Finalmente vi possiamo dire che tra poco andrà in fase di produzione. Secondo noi il cargo è un pezzo da avere assolutamente nell'armadio, utilissimo per fare diversi outfit e per giocare anche a livello di proporzioni. Non vedo l'ora di farlo uscire, di dirvi tutto, e poi vabbè, naturalmente gli aggiornamenti saranno tutti seguiti sulla pagina del brand. E poi passo a una scarpa che ultimamente sto veramente mettendo un sacco, che da quando l'ho comprato ho detto ok, questa è la scarpa che metterò quest'inverno. È la Marcel, quindi una flat shoes, cosa che io vi consiglio e che dico veramente a un sacco di persone. Sono comode, semplici da indossare. Secondo me è una scarpa su cui bisogna investirci. Sicuramente nel corso di quest'anno ne prenderò altre e non vedo l'ora di indossare il più possibile, siccome adesso è arrivato anche l'inverno e la pelle è perfetta. Ultima categoria che vi voglio consigliare è un Rodenim. Vi faccio vedere questo qui di Tatsube Tanabe. Secondo me è uno dei cop più belli di quest'anno. Rodenim molto fondamentale, diciamo, può essere matchato con tutti i colori, dal marrone al nero al bianco.
Ce ne sono veramente un'infinità nel mercato, si trovano facilmente, quindi secondo me è un pezzo che magari quando non si ha voglia di vestirsi, e faccio il gioco. Io ho finito i miei consigli, adesso passa Mirko che vi fa vedere il resto. È il mio turno, vi faccio vedere gli essential fondamentali da avere secondo me per l'inverno. Cominciamo subito con un capo abbastanza chiacchierato comunque nell'inverno, che sono i maglioni, come ad esempio questo qui di Sage Nation. Per me per Ale l'idea di maglione è sempre abbastanza plain, quindi senza ricami e senza stampe, ma magari con tessuti particolari o fit abbastanza contemporanei, se così possiamo dire. E al contrario vi faccio vedere questa qui di MF Pen, totalmente nero, con questo materiale fatto con degli asciugamani praticamente, per essere molto terra terra. Devo dire, l'ho testato a Berlino in temperature molto fredde e state tranquilli che al caldo vi viene. Passo invece a un capo che forse non ne abbiamo mai parlato, però comunque è una categoria che a noi interessa molto, che sono le giacche in pelle. Ad esempio questa qui è di Andemone Mister, però ovviamente potete andare a cercarle ad esempio nei Vintage Shop o magari anche da brand che fanno dei tagli un po' più contemporanei. Questa in particolare ha la caratteristica divertente che ha le tasche a scomparsa davanti, e però alla fine comunque il taglio rimane molto simile ai tagli degli anni 2000, anni 90, quindi molto asciutto, che secondo me è quello che noi cerchiamo da una leather jacket. Come ho parlato spesso nei video precedenti, anche negli essential dell'anno scorso, per noi la denim jacket è, diciamo, un must have che portiamo in realtà in qualsiasi stagione, che possa essere autunnale, primaverile, invernale e a volte anche estiva. Questa volta ve ne facciamo vedere una, un nostro grande grail che siamo riusciti finalmente a prendere. Questa giacca qui di Sage Nation, da quando l'avevamo vista dal vivo a Parigi nel loro showroom, avevamo già compreso che forse sarebbe entrata ben presto nel nostro armadio, e grazie anche a un po' di fortuna siamo riusciti a prenderlo a un prezzo molto abbordabile. Vi parlo soprattutto di queste qui Rodenim, perché secondo me sono stati anche, tra virgolette, un po' in trend l'anno scorso, ma quest'anno secondo me prenderanno sempre più piede. Però diamo sempre anche un occhio a dei lavaggi un po' più passati, come quelli vintage, come le Vice, il Mutlang, eccetera, eccetera, che secondo me possono fare il suo. Poi passo una scarpa per lasciarmi la chicca finale, che sono queste qui di DM, in particolare il modello roccia, che quest'anno sto notando anche da diverse pagine è il modello che vogliono spingere di più. Ad esempio questa qui è la collab con De Huberti, totalmente nera con il laccetto davanti intercambiabile. Vi parlo soprattutto della roccia, ma comunque il contesto scarpe e boots anche da montagna, che ho notato che possono prendere piede quest'anno. Insomma, è un'ottima alternativa per magari una rotation più ampia come la nostra. Abbiamo tante scarpe formali e magari divertirsi anche in città con scarpe come questa, creando anche fit un po' più tecnici, eccetera eccetera. Passa all'ultima categoria, se si può dire macro tra virgolette, che è la questione bomber. Siamo sempre stati abbastanza fanatici nel mondo militare, quindi con gli MA1, gli MA2, però ho deciso di sperimentare un bomber completamente diverso, che mi è arrivato molto recentemente, un paio di giorni fa, che è questo qui di Fucciadè in particolare. Ha una culisse sotto molto interessante, con un lining interno secondo me veramente devastante, cioè al tatto è veramente pauroso, e con il colletto alla coreana totalmente in pelle. Questo infatti è un dettaglio che mi fa impazzire, e con qualche taglio vivo costruito un po' intorno al giacchetto. Fit rimane molto croppato, versatile da morire. Io ovviamente l'ho preso nero, ma come ho detto prima, diciamo i bomber che possono essere quelli militari vanno in realtà nella categoria del timeless, cioè prodotti che non moriranno mai e potranno essere indossati di anno in anno. Secondo me non morirà mai, c'è una categoria che resterà per sempre. Detto ciò, abbiamo finito qui con i nostri essential. Speriamo di potervi darvi un aiuto nell'ultimare il vostro armadio per questo inverno. Per il resto, per qualsiasi consiglio, scriveteci sui nostri IG e niente. Ciao.